In che cosa consiste un progetto di medicina integrata per il trattamento del dolore femminile? Lo so che è un modo di dire, però io la ringrazio per questa domanda perché mi è molto cara. Nel tentativo di comprendere i meccanismi alla base dell'origine di questi dolori nella donna, ci siamo aperti alla conoscenza medica anche di altre medicine, secondo un concetto che viene chiamato di integrazione dei saperi in medicina. La medicina occidentale è una medicina, una biomedicina molto accurata e molto potente che tende a considerare molto gli aspetti particolari d'organo e d'apparato. Altre conoscenze mediche, altre medicine tendono invece ad avere uno sguardo più di insieme dell'individuo e faccio in particolare riferimento alle tre medicine non convenzionali, peraltro indicate come tali e riconosciute come tali dal Ministero della Salute, che sono la medicina tradizionale cinese, l'omeopatia e la fitoterapia. Anzi, mi è gradita l'occasione, come si suol dire, per dire che esistono dei corsi di formazione ministeriali, universitari, riconosciuti per queste tre medicine, sono dei master universitari di secondo livello, che consentono a qualunque medico italiano che abbia il desiderio di cogliere degli aspetti di altri saperi medici la possibilità di studiare queste medicine. Bene, tornando alla sua domanda, il mio progetto è quello di integrare i saperi medici di queste tre medicine, in particolare quella che io sto studiando, che è la medicina tradizionale cinese, di integrarlo con i saperi della nostra medicina occidentale, quindi biomedicina. Credo che dalla integrazione di una visione parcellizzata con una visione d'insieme, io credo che sommando le conoscenze della biomedicina con la medicina cinese si possa davvero cogliere uno sguardo d'insieme profondo e comprensivo della persona che abbiamo davanti, giacché stiamo trattando una persona che ha dei disturbi e non i disturbi di una persona.